Buongiorno Gianni Mantelli, uno dei soci fondatori di Orentec, un'azienda toscana, produttrice di apparecchi acustici, che ha un'identità fortemente made in Italy con una forte vocazione all'estero. Dottor Mantelli, quali sono i vostri attuali obiettivi, quello su cui state lavorando e in particolare il successo recente della vostra prima presenza in sede europea al congresso degli audioprotesisti in Germania? Grazie, siamo molto. Effettivamente il congresso in Germania e il congresso di Hannover dello scorso ottobre ci ha riempito di una soddisfazione enorme, perché lì abbiamo trovato delle conferme e che stavamo cercando. La nostra prima esperienza a una mostra, una fiera internazionale di grande prestigio. E siamo andati lì per, giustamente, come ha detto lei, per portare il Made in Italy e la nostra l'eccellenza anche in questo settore, e per portare il Made in Italy nel mondo, nel contesto internazionale. La nostra sfida è quella di riuscire ad affermare, così come abbiamo scritto poi anche nella nostra brochure istituzionale, anche il Made in Italy in un settore particolarmente complesso, difficile, un settore medicale ad alta tecnologia come il comparto audioprotesico. Siamo partiti perché la nostra vocazione internazionale ci ha spinto in quella direzione. Siamo partiti guardando fortemente i mercati dell'America Latina, dove siamo arrivati, e siamo arrivati entrando grazie a diciamo, ovviamente, delle relazioni che avevamo a Cuba. Siamo entrati però con un'idea importante, un'idea forte, che è quella di riuscire ad aiutare questi paesi a portare avanti la diffusione della cultura audiologica e portarla ai livelli più alti e più importanti, così come quelli che sono già nel resto del mondo e in Europa. Da questo punto di vista, il nostro impegno è anche un impegno di carattere sociale, perché Orente, che nasce anche per dare una risposta a diciamo, un forte bisogno di riuscire a portare la cultura audiologica e, diciamo, tutti i sistemi di applicazione protesica anche in quelle realtà nelle quali ancora fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, era sicuramente difficile. Quindi, perché per mille motivi, insomma, i limiti dei vari sistemi di quei paesi, i vari sistemi sanitari del mondo, le scarse disponibilità economiche. Quindi noi nasciamo anche con un impegno sociale forte che caratterizza la nostra azienda. E da questo punto di vista pensiamo di riuscire a portare dei prodotti di buon livello, di qualità, e riusciamo a metterli sul mercato a costi molto contenuti. Questo è il nostro grande impegno. Ecco, in qualche modo voi appunto con questa esperienza sui mercati emergenti vi state impegnando anche un po' a diffondere una cultura audiologica dove ancora in parte manca e quindi questo può anche essere un buon risultato da spendere in Italia, perché in Italia la cultura audiologica può ancora evolvere in maniera significativa, siccome abbiamo un tasso di protesizzazione ancora piuttosto basso. Quindi, lei pensa che anche in Italia questo approccio possa produrre dei risultati interessanti e incoraggianti per il mercato in generale? Assolutamente, questo è un punto secondo me fondamentale. Se noi vogliamo allargare le dimensioni del nostro mercato, che attualmente è ancora fermo intorno alle 350.000 unità, dobbiamo fare uno sforzo. Uno sforzo che non può che fare l'intero sistema e l'intero comparto audioprotesico.
Da questo punto di vista, credo che sia importante mettere insieme le energie migliori, tutte le sensibilità che sono dentro, che fanno parte di questo comparto, con l'obiettivo di riuscire a allargare il nostro mercato. Ripeto, il nostro obiettivo, noi dobbiamo guardare alla Germania, perché la Germania chiude il 2014 con 1.200.000 apparecchi acustici venduti. Dobbiamo guardare alla Germania, dicevo, con l'ambizione di sfidarla sul terreno dell'innovazione, della modernizzazione, ma soprattutto sul terreno della diffusione della cultura audiologica. Da questo punto di vista le proposte possono essere tante, avremo magari occasione in seguito di affrontarle e svilupparle meglio, però io ritengo che questo sia il vero punto di attenzione su quale tutto il mercato audioprotesico, i grandi player, ma non solo i grandi player, si devono concentrare. Grazie, dottor Mantelli, e buon proseguimento di lavoro. Grazie, grazie mille a voi della disponibilità.